Nella grande quiete della montagna, qualcuno avvistò i dinosauri e si preoccupò di informare i componenti del gruppo D affinché venisse evitata la catastrofe. A causa della gravità della situazione, il governo organizzò una seduta di emergenza. Ecco, signori, il computer ha rivelato la traiettoria dei dinosauri. Sono diretti a Shinjuku. Sì, ma dal momento che un dinosauro sarebbe sufficiente a distruggere Shinjuku, c'è da pensare che i loro piani vadano al di là delle nostre previsioni. Certo. Se le cose stanno come lei afferma, professore, dobbiamo prendere serie precauzioni e attuare un programma per sconfiggerli. Così siamo arrivati a concordare che il gruppo D e le forze della difesa operino insieme. Noi con quelli delle forze della difesa? Cosa c'è che non vai, Pai? Sembri contrariato da questa decisione. Sono molto contrariato perché le forze della difesa saranno solo un peso per noi del gruppo D. Se qualcuno sarà difeso, quelli sarete certo voi. Ehi, ma voi due chi siete? Farò le presentazioni. Hayato Kozuki, comandante delle forze aeree, e suo fratello e assistente comandante Masato, collaboreranno con voi. Lieto di conoscere il gruppo D. Io sono Zenta Chibana, lieto di conoscervi. Da quanto ho potuto capire, non conoscete l'abilità delle rondini rosse. Ma avremo occasione di dimostrarvelo e nel frattempo voi giocherete con il vostro Nemo. Dico bene? Ma come Fermo. Ti permetti? Perché non la smetti, Ayano? Ricordati che dovremmo operare insieme, quindi faremo meglio evitare le nostre rivalità. Il radar ha localizzato un dinosauro. Sembra che si trovi sul Monte Amuzi. Cosa? Masato, andiamo! Ipai, Ai, Barra, preparatevi al lancio Eisen. Bene! Ai posti di lancio! Pronti al lancio? Pronto, professore. Sistema sollevamento! Dannazione! Ipai, non agitarti, non c'è alcun motivo. Mettiti bene in testa che questa non è una gara. D'accordo, Ai, ma quel comandante è così arrogante che mi dà i nervi, vero, Zen? Hayato, tu e i tuoi uomini occupatevi dell'arosauro, mentre noi del gruppo D penseremo agli altri mostri. Scusate, ma ci occuperemo noi di tutta la faccenda. Hayato! Iniziare l'attacco a croce di diamante. Allora, che ne dite? Splendido, non potete competere con noi. Che razza di presuntuoso ci è capitato? Alulu, il tuo compito è quello di danneggiare il gruppo D e le forze della difesa. Usa il cervello. Devi vincere. Devi vincere o ti annienterò.
È chiaro che vuole rifugiarsi lì. Barra e Pai, salvate quella gente. Sarà un piacere. Fai più in fretta possibile, Pai. Penseremo noi a proteggerti in caso di pericolo. Inizia i soccorsi. Accidenti, vuole usare l'ospedale come rifugio, ma sbaglia di grosso se pensa che per questo smetteremo l'attacco. Aspetta, Yato, sarebbe bene che sospendessimo l'attacco fin quando i pazienti sono lì. Non possiamo aspettare, aprite il fuoco! Presto, presto! Cosa state facendo? Siete impazziti? Smettetela di attaccare o colpirete tutti i pazienti. Per favore, comandante, la smetta. Non possiamo, dobbiamo liberarci del dinosauro o moltissima gente verrà uccisa. Vuoi dire che non ti fai alcuno scrupolo di uccidere tutta quella gente pur di vincere? Proprio così. Cosa? È terribile. Come si può essere tanto crudeli? Innesto razzi fumogeni. Cosa? Ma non credi che usando i razzi fumogeni ci sia il pericolo che il dinosauro scappi? Fai quello che ti ho detto. Fuoco! Muoviti! Che cosa ha detto? Ci viene proibita la mobilitazione. Sì, la conferenza sulla strategia di difesa l'ha appena deciso. Ma questa è una decisione ridicola! Ci dica il motivo di tanta severità. Perché avete interferito nell'operazione delle rondini rosse lasciando scappare il dinosauro. Abbiamo dovuto farlo per salvare i pazienti dall'attacco improvviso del comandante. Eh sì, è vero. Non mi sembra giusto, professore. Indica un'altra conferenza e faccia revocare la decisione. Professore, le rondini rosse non possono sconfiggere da soli i dinosauri. La prego. Hanno ragione. Mi dispiace, ma la decisione che è stata presa non è revocabile. Se entrerete in azione contro gli ordini, sarete espulsi dal gruppo D. Ma professore... Professore, c'è una vibrazione anomala nel suolo di Shinjuku. Cosa? Separatamente gli uomini delle forze della difesa aprirono un attacco contro i tre dinosauri. Dannazione! Guardate, le rondini rosse! Io e l'aereo 2 ci occuperemo di quello al centro. Masato, tu attacca a sinistra con l'aereo 4. Urabe,
Tu con l'aereo 6 attacca quello di destra. Sono sconfitte. Le forze della difesa non possono competere con noi. Ed ora, Lulu, Molulu e Stego, vi ordino di dare il via all'operazione successiva. Spero che ora non abbiano intenzione di giocare a pallone. Un momento, quelle cose rotonde potrebbero essere uova di dinosauro. E che cosa fanno con le uova? In vita mia non avevo mai visto delle uova così grandi. Aspettate, forse ho capito cosa vogliono fare. Preparano un campo d'incubazione. Un campo d'incubazione? Mi spiegate che cosa significa? Un posto dove covare le uova. A causa della mancanza di raggi solari, quelle uova non possono essere covate nel sottosuolo. E questo spiegherebbe perché vogliono preparare un campo d'incubazione proprio a Shinjuku, che è molto assolato. Professore, non può impedirci di attaccare. Se le uova si schiuderanno, la situazione sarà drammatica. Per favore, ci lasci andare. Non potete mobilitarvi a meno che la conferenza non revochi la sua decisione. Ma professore... Ascolta, Zeng, anch'io vorrei vedervi entrare in azione, ma dal momento che operiamo in accordo con le forze della difesa, dobbiamo rispettare i loro provvedimenti. Mi dispiace, ma non c'è niente da fare. Tuttavia chiamerò il capo delle forze della difesa e mi consulterò con lui. Tu aspettami qui. Non posso aspettare. Barra, Ipai, Ai, andiamo. Pronti per il lancio, Aizen? Professore, i membri del gruppo sono partiti. Cosa? Zen. Mi dispiace di non aver eseguito i suoi ordini. Purtroppo so che non posso far niente per fermarvi, ma voglio che sappiate cosa penso di tutto questo. Se doveste essere espulsi dal gruppo D, io sarò con voi. Grazie, professore. Non sarà facile sconfiggere quei tre dinosauri, quindi vi raccomando la massima attenzione. D'accordo. Ora andiamo a fare il nostro dovere. Vendicheremo le rondini rosse e i soldati delle forze di difesa. Andiamo! Ipai, Barra, il comandante delle rondini rosse è caduto in questa zona. Andate a cercarlo e portategli soccorso. Se l'ha fatto! L'attacco normale non riuscirà a sconfiggerli. È necessario usare la tattica della guerriglia. Sono pronta. Innestare sistema razzi. Innestato. Siamo riusciti, Zen. Ora distruggiamo tutte le loro uova.
razzi a scosse elettroniche. Razzi innescati. Aizen esplosivi. Aizen esplosivi. Quelli del gruppo D hanno rotto le uova. Dinosauri, siete i soldati più incapaci che abbia mai avuto. Sapete quanto sia importante che vengano covate le uova in superficie. Ora distruggete quelli del gruppo D o vi ucciderò. Il sistema fumogeno si è rotto, cosa facciamo? Maledizione. Ecco il comandante Caiato. Su, coraggio, alzati! Forse non ti sei ancora reso conto che tuo fratello e gli altri uomini sono stati uccisi per colpa tua? Ascolta, Impai, ancora non abbiamo la sicurezza che gli altri siano morti. Cerchiamoli! Forse hai ragione. Presto, vieni con noi. No, lasciatemi stare e non immischiatevi più nei miei affari. Tu vieni con noi, capito? Presto, uniamoci o i mostri riusciranno a batterci. Bene, sono pronta. Hai! Zen! Contatto! L'energia degli Heisenberg dura soltanto 3 minuti e 30 secondi. La spia del controllo d'energia è diventata rossa. Se Ai e Zen non resisteranno, resteranno uccisi. Mandami più energia, adesso passerò allo scontro finale con le lame rotanti. Lame rotanti! Ce l'hanno fatta! Cosa? Guardate laggiù! Ma non è possibile, è Masato! 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 Aiato! Non credevo di trovarti vivo, Masato! Sono felice! E
Mi dispiace, Zen, avevo torto. Neanche le rondini rosse possono competere con il gruppo di... Non è vero, anche le rondini rosse sono forti. Ed ora in avanti vorrei lottare contro i dinosauri insieme a voi. Grazie, Zen. を殺されたトラコドンが暴れ回る。会長ランソリンクスがアイゼン2号を襲う。今だ、アイゼンポール発射。頑張れゼン、頑張れアイ。次回恐竜大戦争アイゼンポーグ恐怖の洗脳人間第1号をお楽しみに。